Beh, non potevo non farvela vedere. Guardate che bella! È bellissima! È il disco di madreperla da 25 mm in rosa. L'ho lavorato con la San Petersburg dietro e davanti. Poi davanti ho aggiunto questa ulteriore decorazione che, come vedete, è in rilievo. Io spero entro domani di riuscire a pubblicare proprio come si realizza tutta la struttura in modo che anche voi possiate riuscirci. Io trovo questo ciondolo bellissimo, mi piace tantissimo. Non so se anche voi vi sentite così, ma ogni volta che io riesco a creare qualcosa che mi piace, mi sento come se avessi ricevuto un dono. Cioè, come se il fatto che io sia riuscita a creare qualcosa di così bello non dipendesse proprio da me, ma dipendesse da un dono che in questo momento mi è stato dato e mi è stata data la capacità di creare qualcosa di bello. E per questo sono sempre così contenta, perché provo un senso di gratitudine rispetto al fatto che sono riuscita appunto a realizzare qualcosa che mi piace tantissimo. È bello, mi piace tantissimo, perché poi mi piace questa decorazione che ho fatto centrale, che è stata completamente casuale, perché avevo gli spazi qui che erano piuttosto evidenti, ho deciso di coprirli, ho aggiunto delle perline, poi da lì da cosa è nata cosa ed è uscito lui, questo ciondolo, a cui poi ho applicato una catena, ma volendo si può applicare anche un nastro d'organza, per esempio. Io li ho comprati di recente da Hobby Perline perché mi piace molto l'idea di abbinare un ciondolo complesso ad un nastro d'organza. E poi ho creato un'asola in modo diverso, come vedete, così. E la lavorazione è rimbon. L'avevo vista su qualche rivista l'asola fatta così e mi è sembrata molto elegante, molto graziosa rispetto alla classica. Io mi ripeto, spero che vi piaccia e con questa creazione vi auguro una buona serata e ci vediamo sicuramente domani. Un bacio, ciao ciao ciao!